Siamo nel Pacifico, siamo verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un grandissimo karateka di fama internazionale scrive al proprio capitano una lettera per poter entrare a far parte nell'ultimo tentativo disperato di kamikaze, un giapponese dal nome conosciutissimo in tutto il mondo. Scrive una lettera, non una semplice lettera, ma si taglia una mano e col sangue della mano scrive una lettera al proprio capitano perché vuole entrare assolutissimamente a far parte dei kamikaze in questa ultima disperata missione per salvare la propria patria. Ve lo illustro. Giorni fa ero al telefono con un amico, un caro amico, Ippolito Giumenti, karateka, addirittura settimo dan di Vado Ryu, karateka e scrittore e un grande viaggiatore, una persona molto interessante. Siamo al telefono così con una chiacchierata amichevole e mi dà una news estremamente interessante. Lui ha in mano un'intervista speciale fatta alla figlia di Mas Oyama, Kuristina Oyama, una intervista esclusiva fatta direttamente nell'Ambu Dojo di Tokyo, nell'Ambu Dojo del Kyokushinkai mondiale, quindi un'esclusiva unica che il grande Ippolito, l'amico Ippolito, mi ha passato, e grazie a lui oggi vi do una descrizione dettagliata di un personaggio conosciuto in tutto il mondo, nel mondo del karate, il grandissimo Mas Oyama. Il suo vero nome è Yong Lee, di origine coreana, è nato in Corea, il grande Mas Oyama, poi dopo si è trasferito con la sua famiglia in Giappone, ha dovuto cambiare il nome e il cognome, si è dato il nome Oyama, che vuol dire grande montagna. La figlia Kuristina rilascia delle dichiarazioni molto molto interessanti, una parte già conosciuta a tutto il resto del mondo e qualcosa di molto particolare legato proprio strettamente alla famiglia, come l'introduzione che vi ho fatto in questo video dove il grande Mas Oyama si taglia volutamente una mano e col sangue che gli scorre scrive una lettera al proprio capitano per poter partecipare a una missione estrema, finale, definitiva della propria vita per fare il kamikaze, per potersi schiantare, come sapete, sulle navi americane nell'invasione del Giappone. Non succede tutto questo perché il capitano lo accetta nel corso dell'addestramento per kamikaze, ma poi finisce la guerra. Finisce la guerra, un episodio analogo succede anche a un altro grandissimo karateka, vi lascio un link in descrizione. Mas Oyama vive quasi per miracolo, per il destino, e nel dopoguerra ha una vita molto combattuta. Naturalmente lui odia l'invasione americana, odia gli americani e entra sempre in conflitto con loro. Non c'è occasione per la strada di non litigare con qualche americano, e incontrando lui sicuramente li mandava tutti all'ospedale. Comunque facciamo un passo indietro nella sua vita. Il grande Mas Oyama era veramente un grande, non basta un video per descriverlo, ha avuto proprio, potremmo dire oggi, una vita da rockstar, ha fatto di tutto nella sua vita, sempre nell'ambito marziale, ha girato tutto il mondo, quindi non basta un video per descriverlo, io cercherò oggi di darvi qualche dritta su questo grandissimo personaggio. Lui addirittura inizia a fare karate alla Waseda con Gigo Funakoshi, addirittura con il grande Gigo Funakoshi. Non si è mai trovato all'interno di questa organizzazione, visto che le sue origini erano coreane, va via dalla Waseda e va nella Takushoku direttamente da Funakoshi, dal grande Funakoshi, da Gichin Funakoshi. Quindi a 17 anni addirittura è già secondo dan e a 20 anni prende il quarto dan. Non trovandosi poi, sempre per motivi forse di organizzazione, non si sa bene, poi in quegli anni col grande Funakoshi lascia l'organizzazione dello Shotokan, si dà al judo, dove in meno di 4 anni addirittura diventa quarto dan, per poi abbracciare definitivamente il karate in un altro filone con un diretto allievo del grande Miyagi, e si dà al Gojo Ryu. Una vita un po' turbolenta fino a che, per questioni sempre un po' di rissa, uccide un personaggio all'interno di un bar, viene arrestato e poi verrà assolto per legittima difesa. Pensate che il grande Mas Oyama veniva chiamato mano di Dio, oppure un colpo morte sicura. Pensate voi che carro armato che era il grande Mas Oyama. Ha avuto un po' una crisi mistica nel dopoguerra, si ritira addirittura sul monte Kyosumi
nella prefettura di Chiba, e sta su per 3 anni, fa diciamo una vita da eremita, si ciba di quello che c'ha e si dedica completamente al karate. Solo un signore ogni tanto gli portava del riso, il signor Kayama, che a quel tempo era un conoscente, aveva un piccolo gruppo di allievi che lo seguivano su in montagna, ma capirete, 12 ore di allenamento con il grande Masoyama tutti i giorni non stop, qualcuno ha retto una settimana, 2, 5 mesi e poi tutti se ne sono andati, è rimasto da solo e ha dato vita al grandissimo Kyokushinkai, questo stile meraviglioso che in tutto il mondo oggi spopola. È stato un predecessore del combattimento a full, del pieno contatto. Kyokushinkai non ha sconti, si picchia, si picchia, si picchia. Masoyama era un cultore del colpo, un colpo e via. Pensate che negli anni 60, insieme a un amico di judo, un certo maestro Endo, fanno un tour negli USA. E siccome col judo poi c'è bisogno di prendersi e quindi bisogna avere una giacca, a volte trovavano dei lottatori, erano un po' i primordiali del wrestling, toccavano sempre a Masoyama, così dice la figlia. E il grande maestro, gli toccavano sempre a lui, e pensate che lui nel suo tour negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo ha fatto 270 combattimenti, vincendo sempre. Cioè, loro, la storia dice proprio questo, detta dalla figlia e anche da altre testimonianze, che il malcapitato che saliva sul ring, qualsiasi cosa facesse, boxer, lottatori, qualsiasi cosa, qualsiasi personaggio che incontrava, non durava più di 3 minuti. Un personaggio fuori dalle righe. E ora vi dico anche altro. Molti di voi forse non sanno che il grande Masoyama ha fatto parte della Butokukai, che era l'accademia formativa dell'arma giapponese, formativa per guerriglia spionaggio e altre missioni particolari anche di difesa a mano nuda. Quindi un personaggio molto speciale, un attuale 007 che nei tempi della guerra con gli americani ha fatto parte anche di questo club particolare di combattenti. E poi la grande storia dei tori, dove gran parte di quelli che mi seguono ho già visto delle discussioni su Masoyama, tra l'altro qualcuno mi ha scritto, qualche caro amico che mi segue, sul discorso dei tori. Chiaramente gli animalisti oggigiorno sarebbero tutti contro il Masoyama, perché pensate che lui ha combattuto contro 53 tori, di cui 3 morti e 49 addirittura poveri animali senza corno. Lui aveva questo sciuto che era micidiale, lui riusciva a prendere le corna del toro, atterrava l'animale, il povero malcapitato, con qualche pugno qualcuno l'ha ucciso, e addirittura quasi la totalità dei tori che incontrava, quindi 49 tori, si dice, con la mano asciutta sicuramente gli tagliava un corno, quindi un corno di un toro. Pensate voi che forza che poteva avere questo personaggio. L'unica volta che gli è andato male, a 34 anni in Messico, è stato ferito molto gravemente a una costola perché un toro l'ha infilzato, e quasi quasi a momenti il maestro ci lascia le penne. E poi vi dico anche qualcos'altro di interessante. La grande fama di Masoyama cresce sempre di più. Iniziano a crescere, a nascere nuovi club in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, Giappone. Chiaramente il grande Masoyama diventa un mito, diventa l'uomo imbattibile. Pensate che nel 53 apre il primo dojo a Tokyo, nel 56 invece quello definitivo, l'Ambu Dojo a Tokyo, dove è stata rilasciata questa intervista alla figlia. Tanti personaggi escono fuori dalla sua scuola, tra l'altro un grandissimo personaggio, il grande Ivan Drago, famoso karateka di Kyokushinkai, è stato un suo allievo, ci sono diverse foto con il grande Masoyama, e purtroppo nel 94 il grande maestro ci lascia, purtroppo giovane, per purtroppo un cancro al polmone. Però il suo ricordo in tutto il mondo è sempre indelebile, dà vita a questo Kyokushinkai che è veramente micidiale, proprio uno stile dove non c'è tantissimo kata e forse addirittura zero, c'è solo il combattimento crudo e puro. Praticamente lui è stato il precursore dell'attuale full, dell'attuale, potremmo anche dire dell'attuale MMA, perché già ai tempi lui ci dava dentro e tutti quelli che incontrava venivano sicuramente atterrati. Un grandissimo Masoyama.
Cari amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, lasciate un like e fatemi sapere nei vostri commenti cosa ne pensate del grande Mas Oyama. Questo video è stato fatto in collaborazione con un mio, come vedete all'inizio del video, di un mio caro amico, quindi scrivetemi se avete anche voi qualche idea, qualche storia da raccontarmi in maniera particolare su qualche episodio anche al di fuori dello Stato italiano, quindi personaggi esteri, potremmo fare una ricerca e fare un video in collaborazione. Questo sarebbe una bellissima idea anche per fare crescere il canale e magari vi cito nei miei video, ok? Lasciate un like, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao dal Tempio!